Buonasera dottor Giuttari, dottor Michele Giuttari, siamo qua alla fiera, al Salone del Libro di Torino e lei presenterà stasera il suo ultimo libro, L'Investigazione, che non è un romanzo ma è un saggio vero e proprio, un manuale. Ci può parlare di questo libro? Sì, è un saggio che ho scritto perché richiestomi dall'Università degli Studi di Pisa, infatti la casa editrice La Plus, che è la casa editrice dell'Università, ed è un saggio che tratta delle tecniche di indagine, quindi di una parte teorica, dove il tema principalmente è quello degli strumenti dell'investigatore, quindi degli atti di polizia giudiziaria che compie l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'agente di polizia giudiziaria. E accanto a questa parte teorica però c'è anche una parte più pratica, una parte pratica, una parte più personale, dove ho trasferito la mia esperienza trentennale di investigatore. È una parte che ha come tema sostanzialmente il rapporto che a mio giudizio deve sussistere tra il pubblico ministero e la polizia giudiziaria in un perfetto equilibrio, allo scopo appunto di rendere le investigazioni più efficaci possibile. E poi una parte che riguarda il metodo dell'investigatore, cioè il modo di procedere, il modo di ragionare, il ruolo che ha l'attività di analisi all'interno del ragionamento dell'investigatore. E infine c'è una terza ed ultima parte in cui mi sono soffermato su alcuni casi importanti di rilevanza nazionale che ho trattato nel corso di questi 30 anni di attività. E li ho trattati non a caso, li ho trattati per spiegare, per far vedere da vicino al lettore come nella concretezza, nella pratica ho realizzato sia gli strumenti tipici dell'investigazione previsti dal nostro codice penale, soprattutto in procedura penale, e sia la parte soggettiva del metodo investigativo. Bene, faccio la penultima domanda. Di tutti i casi di cui sei occupato fino ad oggi, in questa esperienza trentennale, qual è quello che si è sedimentato di più nella sua memoria, che l'ha colpito di più? Ma il caso più difficile in assoluto sicuramente è stato quello delle stragi di mafia del 1993 fatte da Cosa Nostra a Firenze, Roma, Milano, il 27 maggio del 1993 a Firenze, nella notte tra il 27 e 28 luglio dello stesso anno in contemporanea a Roma e a Milano. Questa è stata l'indagine più difficile, un'indagine esclusivamente con tecniche tradizionali, senza contributi di collaboratori di giustizia o pentiti. L'indagine più difficile è quella che mi ha impegnato, direi, in maniera più rilevante. Quella invece che mi porto dentro con direi più amarezza che altro è quella sulla nota vicenda del mostro di Firenze, dove sì, ho offerto un contributo importantissimo, però alla fine, ecco, l'ultimo segmento, quello sui possibili mandanti, non è stato possibile completarlo e ho subito delle vicissitudini che non saprei come definirle se non scandalose, ecco, però ho sempre fiducia nella giustizia e aspetto che la verità venga fuori. Questa però è l'attività che più in un certo senso mi ha provato, mi ha segnato, e il mio pensiero spesso va anche ai familiari delle vittime che purtroppo non hanno potuto conoscere una verità piena, come tutte le persone per bene si auguravano, le persone civili, ma soltanto una verità parziale. Bene, concludo con l'ultimissima domanda, torniamo all'investigazione. Chi l'ha letto si è reso conto che è un libro scritto con molta professionalità, molta competenza, però è un libro solo per gli addetti ai lavori o lo possono leggere tutti, anche gli appassionati, gli aspiranti scrittori, gli scrittori?
Ma io spero che lo possano leggere tutti, non solo gli addetti ai lavori, anche gli amanti del giallo, che potrebbe contribuire questo testo a far capire certi meccanismi del giallo, dei thriller, ecco. Quindi un libro che è rivolto secondo me a tutti, non solo agli studenti, ma a un pubblico di lettori molto, a una schiera di lettori molto più ampia. Perfetto, grazie, arrivederci. Grazie a voi.